il vento del cinema Locarno 74 che scompiglia i capelli, cambia le prospettive, perché si può passare dal ripescare serial killer dalla Grande Guerra oppure a palazzi che clamorosamente sprofondano nel pieno centro città in Sud Corea. Buongiorno e ben ritrovato a Giona Nazzaro. Buongiorno, ben ritrovato Lorenzo. Giona, abbiamo dato così due ingredienti di quello che ci sarà in Piazza Grande stasera. Stasera in Piazza Grande abbiamo un regista premio Oscar austriaco, Stefan Ruzovitsky, che aveva vinto l'Academy Award con I Falsari e che ritorna oggi con un film assolutamente unico. Un film che reinventa l'espressionismo tedesco attraverso un uso spettacolare della grafica digitale. È una caccia al killer nella Vienna del primo dopoguerra. È un film che farà discutere, ma è anche un'esperienza sensoriale assolutamente unica. Esperienza sensoriale unica in Piazza Grande. C'è un altro modo di scardinare quelle che sono le aspettative. Ci sono attrici come Kasia Smutniak, premiata questa sera in piazza, che partono per esempio dalla moda e poi sono capaci di sfidare il cinema, dicendo così, rompendo anche quelli che sono alcuni cliché legati alla bellezza. Kasia Smutniak è una diva assolutamente particolare, di origine polacca, rivelata in Italia, passata attraverso la moda, lanciata verso una carriera internazionale, nel segno sempre di scelte altamente personali che hanno sempre messo nuovamente in gioco il suo talento, da Sorrentino ai Taviani, al Dr. Dolittle al fianco del nostro amatissimo Iron Man, lo chiamiamo così noi che siamo del giro, e quindi mi sembrava giusto che un premio così prestigioso come il Leopard Club andasse a un'attrice che potrebbe essere considerata affermata e che, animata dalla sua curiosità, sembra che si muova con l'entusiasmo di una esordiente. A proposito di questo, di talenti che cercano e spingono per la loro strada, forse invertiamo quelle che sono di solito le gerarchie di racconto, non che sono gerarchie ovviamente di valore. Partiamo dal concorso Cineasti del Presente, che parte oggi. E ci sono, diciamo così, nel programma, incrociando io il calendario, due film che toccano la migrazione in modo differente, molto diverso: Oliemi in Grecia e poi Il Legionario di Leb Papu. Mi fa molto piacere che tu abbia sottolineato questo aspetto della migrazione, perché sia Oliemi, che è ambientato in Grecia e si svolge all'interno della comunità filippina che vive in Grecia, una comunità che è fortemente cattolica, di un cattolicesimo addirittura animistico, in un paese invece ortodosso, seguiamo le avventure di una ragazza che scopre di avere dei poteri taumaturgici, ma che non vorrebbe avere. E gli appassionati di cinema italiano noteranno anche degli omaggi trasversali ad uno degli autori amatissimi dalle ultime generazioni dei cinefili, che è Lucio Fulci. Non dico nulla di più perché voglio che il pubblico lo scopra da solo, però, come notavi te, l'elemento della migrazione è fondamentale, perché il film parla appunto di cosa accade quando più culture si incontrano e si cerca un dialogo per immaginare nuove modalità di convivenza. Ed è la stessa cosa che accade nel Legionario di Gleb Papu, regista italiano di origini bielorusse. Il film è l'ampliamento di un cortometraggio che si chiamava anche questo Il Legionario, presentato alla Settimana della Critica, è interpretato da uno stuolo di attori italiani di origine africana assolutamente fenomenali. Il film è un thriller urbano che interroga questioni come identità, lealtà, famiglia, cittadinanza, dovere. È un thriller mozzafiato, è un esordio italiano del quale il Festival di Locarno è assolutamente orgoglioso, perché secondo me di Gleb Papu sentiremo parlare moltissimo in futuro. Sono traiettorie differenti che toccano, si sfiorano, però trovano come punto di contatto sempre Locarno. Vale anche per il concorso internazionale. Oggi due film, anche questi molto diversi, che seguono percorsi con mondi giovanili. A volte c'è un dramma intimo come Petit Solange, a volte altre traiettorie come A Solo Fabiste. Allora, Petit Solange è il nuovo film di Axel Roper, una regista che è molto cara al Festival di Locarno. Axel Roper ha composto questa poesia visiva dedicata a una
ragazza adolescente che scopre che la sua famiglia, che lei pensava essere eterna, sta per separarsi. E Axel Roper mette in scena questa scoperta della finitezza da parte di una adolescente con i toni incantati del cinema di Jacques Demy. Anche qui non voglio dire molto, ma lo spettatore si renderà conto da alcuni dettagli di come la poesia di Jacques Demy è calata nelle immagini di Axel Roper. Il film svizzero del concorso Soul of a Beast di Lorenz Merz è una sorpresa assoluta. Più che un film è una guerriglia urbana, più che una poesia è una specie di concerto rock ed è un film che siamo davvero orgogliosi di presentare a Locarno perché presenta il cinema elvetico in una luce completamente nuova. Quello che mi posso permettere di suggerire agli spettatori, allacciate le cinture di sicurezza. E con questo consiglio di Gianna Nazzaro per questo terzo giorno del festival, noi vi salutiamo e vi auguriamo a tutti un buon festival, ricordando che qui a fianco, cliccando, potrete già avere un assaggio, i trailer dei film di giornata.